been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going, keep. Bike Show TV, adesso è talk show. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Bike Show. Siamo al Memorabilia di Agrate. Io inizierei subito col salutare intanto i miei ospiti che potete vedere qui in studio. Stasera ospiti speciali. Partiamo dal padrone di casa, quindi chi ci ospita, Umberto Colombo. Buonasera. Grazie Umberto. Buonasera. Qui siamo nel tuo paradiso. Siamo il paradiso delle auto d'epoca. Poi ci racconti un pochino. Salutiamo e diamo il benvenuto a Ignazio Moser. Ciao buonasera, Ignazio. Buonasera. Grazie dell'invito. E intanto poi parleremo di ciclismo, parleremo un po' di tutto. Ci racconterà degli argomenti, sono sicuro. Sì, ne troviamo. E poi salutiamo Andrea Schiavone. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Danilo, grazie mille, buonasera a tutti. Sei pronto? Hai studiato Giro d'Italia? Non tantissimo, ma mi difenderò. Ecco. Lo aiuto io. Lo aiuti. Sì. Allora, partiamo subito. Intanto ringraziamo Umberto che ci ospita qua tutte le settimane in questa fantastica location, come ha potuto vedere anche i nostri ospiti. Ci sono le bici, ci sono le macchine, c'è la storia d'Italia. C'è un po' di storia a partire dagli anni 1931, con dei pezzi un po' vintage, un po' tanto vintage, diciamo, e dall'oggettistica alle biciclette, alle auto d'epoca, alle moto, alle vespe, a varie cose vintage di questi anni. Diciamo la storia del paese, c'è l'Italia qua, esatto. L'Italian style. C'è di tutto, Italian style è tutto qua. E la bicicletta le vediamo anche alle nostre spalle, quindi esatto. Abbiamo anche un po'... C'è la passione per le macchine, Ignazio? Sì, purtroppo sì, direi. Comunque è una passione abbastanza costosa sempre. Però no, prima dicevo al signor Umberto che anche noi abbiamo a casa un museo, un piccolo museo, principalmente delle bici di papà, quindi... l'ho invitato a vedere, visto che è un collezionista anche di bici, l'ho invitato a vederlo in cantina. Beh, mi piace la modestia perché è un piccolo museo, è un museo che... Vabbè, rispetto a questo è sicuramente un piccolo museo. Beh, però è grande perché c'è tutta la storia, dicevamo prima, del corridore più vincente tuo papà, perché Francesco Moser è stato il più vincente in assoluto e difficilmente lo batterà qualcheduno, perché circa 300 gare... Noi che abbiamo corso sappiamo. Vedendo i tempi del ciclismo italiano moderni, poi non mi pare che c'è qualcuno che sia in grado di batterlo nel breve. Poi magari insomma speriamo che in futuro qualcuno possa batterlo, perché tutti i record sono fatti per essere battuti, quindi speriamo che arrivi qualcuno che lo possa battere. Però in tempi moderni è un po' dura, perché vediamo i più vincenti arrivano al centinaio, si avvicina al 100, i velocisti solitamente. Sì, sicuramente il ciclismo è cambiato, non è più il ciclismo di papà, che comunque c'è da dire, quando glielo si dice a lui non è che ne rimane tanto felice, però gran parte di queste vittorie sono anche dei circuiti che adesso non organizzano più, quindi il circuito, che in realtà c'erano sempre fiorfiori di campioni, però era una corsa un pochino diversa, una corsa... Ripeto, non diciamogliela lui, ma un pochino più facile da vincere. Umberto, allora andremo a visitare il museo di Francesco. Volentieri. Quindi volentieri. Aumenteremo le biciclette qua, mi sa. Sicuramente qualcosa gli compro. Quindi diciamo, siamo a Memorabilia, siamo qui ad Agrate Brianza, quindi alle porte, esatto, di Milano. E possono venire qui perché c'è il ristorante. Un ristorante, c'è un lunch bar dove poter fare le serate e dove poter visitare il museo. Italian style e American style, giusto? Esatto. E andiamo su. Ignazio. Tu hai iniziato come corridore, hai iniziato da giovane, quanti anni hai iniziato a correre? Io la mia prima gara l'ho fatta a 7 anni. 7 anni. E papà Francesco cosa diceva quando hai iniziato a correre? Ma allora c'è una storia un po' particolare dietro al mio debutto ciclistico, perché un giorno è arrivato, noi abitavamo in questo paesino a Palù di Giovo, che è un paesino devoto al ciclismo, perché oltre a mio padre e a mia zia, anzi direi, poi c'è stato anche Gilberto Simoni, vincitore comunque di 2 giri d'Italia. E quindi diciamo che un giorno ero in prima elementare, è arrivato questo allenatore della squadra del paese, della Monte Corona, che è un ormai storico team di tanti campioni trentini, e richiedendo chi dei bambini avesse voluto iscriversi al ciclismo, quindi a fare ciclismo agonistico, se così si può dire. E quindi ho iniziato così, sono tornato a casa e ho detto a mamma e papà a pranzo, ho detto: ora mi sono iscritto alla squadra di ciclismo. Quasi un po' stupito, papà mi ha detto: vabbè, se ti piace, è una cosa che vuoi fare, fallo.
Lui, diciamo che da giovane condannava un po' i metodi estremi del, perché ormai in tutti gli sport, non solo nel ciclismo, si tende un pochino a voler creare campioni sin subito da giovani, veramente dalle prime armi. Quindi lui è sempre stato molto, molto più parsimonioso in questo senso, non ha mai voluto la vittoria a tutti i costi, ecco. Quindi diciamo, poi con gli anni ovviamente i suoi consigli, la sua anche, non ti dico pretese, però comunque diciamo che se si vuole fare i corridori da grandi poi bisogna anche vincere, quindi lì era un pochino più severo, però diciamo che è sempre stato un supervisore d'eccellenza per me, mio padre, perché insomma, avere in casa... non ti ha fatto pesare niente a livello di... No, direi lui assolutamente no, mai lo ha fatto al mondo del ciclismo, perché poi comunque ovviamente il mondo del ciclismo, portando un cognome del genere, si aspetta sempre di più e di più e di più, quindi però poi anche quello, guarda, ci fa l'abitudine, una cosa che ho iniziato negli ultimi anni, ho imparato anche a usarla a mio favore questa arma, perché comunque è sì una pressione ulteriore, però comunque quando fai qualcosa è anche più, diciamo, più amplificato dal cognome, dal nome della famiglia. Tra l'altro poi crescendo sei arrivato al dilettante, vincendo le gare. Io mi ricordo la tua vittoria alla Coppa Agostoni, perché eravamo noi a filmare la gara, quindi noi di Bike Show, quindi dico di questo dettaglio. Una delle poche occasioni che abbiamo filmato gare di tante, abbiamo filmato la tua vittoria. Tra l'altro c'era un tempo da lupi quel giorno. Ma direi che in generale io andavo sempre forte col tempo brutto, quando la corsa si faceva ancora più dura, diciamo, per le condizioni atmosferiche. Non ho mai sofferto il freddo, in realtà neanche troppo il caldo a Foso, ma soprattutto il freddo di solito l'ho sempre sofferto meno ai miei avversari, diciamo. Quindi quel giorno si era creata una condizione quasi perfetta, perché penso che avevamo qualcuno anche in fuga della mia squadra, del Lucchini, e nel finale si era spaccata la corsa, perché appunto 180 km a 5 gradi sotto un diluvio, c'era un po' un corridore per angolo, come si dice in gergo ciclistico. E quindi poi ero riuscito a cogliere questa vittoria inaspettata, perché ero appena passato negli Under 23, era la mia seconda gara negli Under 23, e di solito il passaggio è abbastanza traumatico. Però si è niente, trovato bene. Me l'ero cavata bene, in quell'occasione me l'ero cavata bene. Perché poi dopo ti sei fatto, e vediamo anche delle foto, ti sei fatto un'esperienza anche invece con la BMC, giusto? Sì, quindi con i professionisti. Ho fatto il primo anno a Brescia con la Lucchini, poi il secondo anno è andato in Trevigiani, perché la Lucchini aveva appunto chiuso i battenti. Qui vediamo l'immagine della vittoria in Giappone. Qui avevo vinto in Giappone, sì, era dentro il circuito, diciamo il finale era nel circuito di Suzuka, era una corsa organizzata da Shimano, come evento proprio di Shimano. E niente, era stata una vittoria che comunque era stata l'unica vittoria di quell'anno, il primo anno in BMC. Anche lì appunto un altro cambio di categoria che avevo comunque sofferto, perché di là si va molto più forte che negli Under qui in Italia, e quindi niente, era stata una grande soddisfazione, perché comunque portare anche il cognome Moser in Giappone era un posto in cui mio papà non aveva mai vinto, e quindi è stato anche lì un piccolo successo personale. Una via. E dopo Suzuka, tu hai fatto anche in Guadalupe, hai vinto anche un'altra gara? Sì, in realtà avevo vinto il secondo anno, ho vinto una gara qui inizio stagione, che ero venuto a correre con gli Under da solo a Botticino, quindi qui in terra lombarda. E la prima gara dell'anno avevo vinto in solitario, avevo fatto quasi 40 km da solo, quindi era stata una bella azione. E poi, quando ormai avevo già deciso di smettere, ero andato a fare il Giro di Guadalupe, che in realtà sembra una vacanza caraibica, ma in realtà è molto dura come corsa, perché è una terra vulcanica, e quindi sono tutti questi strappi che da un momento all'altro li trovi su uno strappo al 20%. Io ero arrivato lì appunto con già la sicurezza che avrei smesso di correre da lì a poco, e quindi la condizione era quello che era. Poi comunque appunto le spiagge caraibiche invogliavano anche più al relax che alla fatica. E quindi ho fatto un po' di fatica all'inizio, e poi una delle ultime tappe ho vinto anche lì in solitario. Decisione sofferta, Ignazio? Quella di smettere, o proprio te lo sei sentito e detto? No, assolutamente. No, l'ho fatto in totale serenità, anche perché avevo ancora un altro anno di contratto in BMC, quindi potevi, è stata andare una scelta avanti. Che ho preso, non ti dico cuore leggero, perché non sarebbe la parola giusta, però è una cosa che ho scelto io, non è stata imposta a nessuno, che penso che quello sia un po' il trauma di tanti ciclisti, magari per infortuni piuttosto che per mancanza di contratti. Però niente, avevo capito che non avrei potuto fare quello che volevo fare io nel ciclismo, quindi ti racconto un piccolo aneddoto che racconto sempre. Io a 9 anni ho fatto un tema delle elementari, un tema di italiano, nel quale si chiedeva cosa vuoi fare da grande, no?
E allora tutti avevano scritto l'astronauta, chi questo, chi l'altro, il pompiere. Io invece avevo scelto il campione di ciclismo, avevo fatto un tema sul campione di ciclismo, quindi non volevo fare il ciclista, io non mi interessava fare il ciclista, volevo fare il campione di ciclismo. Quando ho capito che non potevo fare il campione di ciclismo, ho preferito fare cambiato altro. Tema, detto, cambio tema. Cambio. Adesso lo rifarei magari. Beh, lì vedendo il papà credo che l'influenza c'è stata, nel senso quando nasci che hai un campione, papà che vinceva sempre, e vedi diciamo anche la casa ricca di storia, di racconti. Ma sì, anche perché non è stato solo il papà il campione di casa, proprio, quindi sì. Appunto con tutti anche i miei zii in casa Moser, i cugini. Moreno anche. Cugino acquisito, anche Gilberto, appunto anche Gilberto. Moreno. E quindi lì in casa se si fa ciclismo si fa per vincere, non si fa per andare a fare le gite domenicali in bici, quindi è stata un po' una crescita in questo ambiente che ovviamente porta, certo, al voler vincere per forza. E questo, beh, ti fa onore. Vedi, Umberto, quanta storia che c'è. Tanta comunque. Roba, tanta roba. Stai seguendo il Giro d'Italia? Perché noi abbiamo Andrea che è là pronto in pole position. Perché chi ha vinto l'ultima tappa domenica? Poi ha fatto secondo. Chi è arrivato secondo? Perché non ricordo. Scherzo. No, però ha vinto l'ultima. Ruben Guerreiro. Che sapevo, volevo vedere se lui era pronto. Il secchione della classe. Ecco, vedi che Ignazio segue bene, sei preparato Ignazio. Cioè, tra l'altro davano favoritissimo il corridore di Ineos. Io vedevo pedalare meglio Guerrero, infatti gli ha dato una bella stoccata alla fine. Ma penso che anche lì comunque le condizioni atmosferiche abbiano giocato un ruolo importante, perché comunque diciamo sulla carta se affrontano un arrivo del genere Castroviejo, che è quello che ha fatto secondo, e Guerrero, che è quello che ha vinto, penso che 90 volte su 100 vinca Castroviejo. Però ecco, magari poi quando, come dicevo prima, io per esempio ero uno che andava forte quando il tempo era brutto, e ci sono questo tipo di corridori che con le condizioni atmosferiche avverse si gasano, si motivano ancora di più. Infatti il freddo probabilmente ha pagato un pochino nel finale Nibali. Infatti ho visto gli ultimi 300 metri, l'ho visto un po' in difficoltà, e quindi speriamo che non sia... Qualche corridore è arrivato col giubbino mezzo maniche proprio per tenere probabilmente il corpo caldo. Ignazio Nibali l'ha tolto, infatti ha dichiarato che ha accusato questa cosa. Ma secondo me col Giro d'Italia a ottobre è insolito per tutti, quindi non puoi sbagliare niente. Anche magari un piccolo errore come scoprirti un attimo prima può sul finale magari farti pagare un po'. Sì, quello va di fortuna, credo, perché io ho fatto il primo Giro d'Italia che era come peggio di questa, quindi neve, 4 giorni di neve, quindi... Vedremo l'ultima settimana, perché... E qua rischiano molto, quindi quando si arriva su nelle tue parti, nelle Dolomiti... La tappa di Campiglio, penso che se ci sarà una giornata come quella di domenica sia molto molto pericolosa per proprio problemi di freddo e di, non ti dico quasi di ipotermia, ma... Bisognerà stare molto attenti all'alimentazione, al vestiario che si utilizzerà, e speriamo che Nibali, come ha fatto quando ha vinto le altre grandi corse a tappe, vada in crescendo, perché comunque finora tutti danno per favorito Nibali, ma quasi per esclusione, perché finora ha fatto vedere ben poco, anzi l'unica occasione che ha fatto, diciamo che era chiamato a far vedere qualcosa, che era la cronometro iniziale, ha fatto molta fatica, nel senso che comunque su 15 km prendere un minuto e mezzo non è da Nibali, ecco. Speriamo che per tutti noi, per il movimento italiano, per l'anno così difficile, che la vittoria di Nibali porti almeno un po' di giovamento al movimento ciclismo. Adesso diamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di Giro d'Italia. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati. Allora, stavamo parlando di Giro d'Italia. Vediamo se Andrea, dai, chi vedi come favorito
di questo Giro d'Italia, perché abbiamo perso dei protagonisti, perché Yates, Geraint Thomas, quindi probabilmente i due avversari più difficili sono già rientrati a casa. Sì, la cosa bella di questo Giro è proprio il non sapere chi vincerà, perché gli altri anni comunque, per quanto è sempre incerto un Giro d'Italia, un Tour de France o una Vuelta, hai un'idea. Quest'anno davvero farei fatica a dirti chi può vincere il Giro. Ovvio che l'italiano, dico Nibali. Sì, come, diciamo che come più vincente, come nome anche più titolato, Vincenzo sicuramente è il favorito. Ma Fuglsang, come lo vedi? Kelderman? Ma Fuglsang pedala. Poi sai, comunque sarà la strada a dire poi se davvero hai energie. Però poi ho letto di un po' di attriti tra Nibali e Fuglsang, quindi credo che pizzicandosi sarà una bella guerra i prossimi giorni. Poi chiedo Ignazio, perché sono più da giornalisti, da gossip. hanno creato i giornalisti danesi, hanno creato questa, che tra l'altro è stata una scelta di Vinokurov, che ha creato questa diatria tra loro due, che non c'è, poi hanno detto... Ma allora in realtà non c'è, non ne sono sicuro che non ci sia stato un momento di tensione, perché comunque la Trek è andata davanti in un momento in cui Fuglsang ha avuto un guasto tecnico, quindi diciamo che nelle regole non scritte del ciclismo, tu lo saprai, insomma sei stato anche tu professionista, c'è che soprattutto così lontani dall'arrivo si evita di sfruttare i guasti dell'avversario. Però la verità è che comunque tutti gli sport, anzi direi tutto il mondo quasi, ha bisogno di competizione, di rivalità, quindi quest'anno comunque il Giro non è un segreto che manchi di personalità, di comunque di protagonisti, perché appunto c'è Nibali, ma insomma bisogna creare anche una storia intorno a Nibali, altrimenti sembra quasi che, adesso non me ne voglia Nibali, però sembra quasi che sia tutto troppo facile per lui arrivare a Milano e Maglia Rosa, quindi penso che quello che si è cercato di fare è stato proprio creare una sorta di attenzione attorno a una rivalità che di fatto non c'è, perché di solito Fuglsang compete per le grandi classiche, soprattutto negli ultimi anni, mentre Nibali per le corse a tappe. Quindi la verità è quella che l'unico corridore che c'è davanti che ha già vinto un grande giro è Nibali. Quindi le tre settimane sono una cosa che... Almeida non può essere un pericolo, Ignazio, come l'anno scorso sottovalutato Carapaz. No, non penso, perché comunque troppo giovane. Ma poi comunque non si inventa niente. L'anno scorso Carapaz, ok, è vero che ha vinto il Giro, ma l'anno prima aveva fatto quarto o quinto, comunque era già uno avvezzo alle tre settimane, perché le tre settimane cambiano tutte le carte in tavola. È difficilissimo. Anche l'anno scorso, per esempio, Alaphilippe, supportato da una condizione incredibile, da comunque un corridore che ha vinto tantissime corse importanti di un giorno, però arrivato alla terza settimana ha pagato proprio la resistenza, come dire, il motore che si costruisce per le tre settimane, esatto, il recupero, che invece i corridori da grandi giri hanno quasi nel DNA. Quindi per questo dico che Nibali, se diciamo non succedono cose particolari, secondo me Nibali ha quasi l'obbligo di vincere questo Giro d'Italia, perché un'occasione del genere alla sua età non penso che gli ricapiterà mai più. Dopodiché purtroppo o per fortuna la strada decide chi vince, quindi non sarà mai comunque facile. Penso che Fuglsang sarà il suo rivale principale, con, secondo me, aggiungerei anche Kelderman, perché è vero che è uno che non è mai arrivato in classifica alta, diciamo, però comunque è uno che ha fatto classifica. È uno che va forte a cronometro. Anche Kruiswijk, che è alle spalle. Kruiswijk anche bravo. Comunque diciamo che i nomi sono quelli, quindi bisogna un po' vedere l'ultima settimana chi avrà più energie, chi arriverà meglio e chi appunto sopporterà meglio il freddo, perché penso che sarà un fattore fondamentale nell'ultima settimana. Ignazio, una delle cose più importanti che secondo me la squadra, Nibali ha la squadra che può controllare, anche se prende, perché può essere anche, diciamo, di non voler prendere anche magari subito perché la maglia, perché non ha una squadra magari che lo può supportare, manca Ciccone che ha avuto problemi di Covid e quindi gli manca qualche uomo giusto, perché comunque controllare due settimane è dura, deve avere corridori forti veramente. Sì, ritorniamo un po' al solito discorso, nel senso che sì, è vero che ci vuole la squadra forte, ma per controllare una corsa forte, nel senso che quest'anno, lo dico, insomma, lo so che non è colpa di nessuno, però il Giro quest'anno c'è un livello, secondo me, davvero basso, nel senso che non... Se vedi gli organici delle squadre, ci sono un sacco di corridori che non ho mai sentito, magari neanch'io, che
comunque seguo il ciclismo. Calcolando che domenica in contemporanea c'era la Parigi Tour. Sicuramente il calendario Gande Belghe ha giocato contro, anche perché ci doveva essere anche la Parigi Roubaix. È stata annullata. Il Giro delle Fiandre, che appunto adesso la Roubaix è stata annullata, il Fiandre vedremo, ma sicuramente tante squadre hanno dirottato anche dei forti corridori su quelle destinazioni. Però ecco, sicuramente la Trek, rispetto alle altre squadre che vedo lì davanti, penso che sia comunque la più attrezzata, perché c'è Ciccone, c'è Conci, comunque pensando agli italiani, ha una squadra che secondo me lo può supportare, poi vedremo come arriveranno tutte l'ultima settimana. Vedi Andrea che Ignazio è preparato. Molto, infatti stavo cercando di pensare a cosa dire, perché è troppo preparato. Devo dire che ti sta staccando, Ignazio ti sta attaccato. Recupero poi dopo. Quando assaggeremo i vini, Andrea, sono sicuro, perché l'ho già testato, che è molto forte. Ha una buona gamba, pedala forte, pedala, tiene. È un velocista che tiene duro anche in salita, però su quell'argomento. vedi Andrea. Comunque per Nibali io non vorrei essere nei suoi panni, perché essere lo strafavorito a volte è più difficile, quindi è più facile perdere una corsa quando sei il favorito, e lui può solo vincerlo questo giro, e quindi insomma non è facilissimo. Sì, manca, come diceva anche Ignazio, mancano, l'anno scorso l'hanno perso, che c'era anche Roglic da Carapaz, quindi non è che, tra l'altro Roglic quest'anno l'ha perso alla cronometro, quindi anche il Tour de France. Come l'hai visto te? Hai seguito le fasi anche del Tour? Poggio Car ha fatto un colpaccio, ha fatto un numero, nessuno si aspettava, credo, sì, che andasse forte, sì, ma... No, Pogacar sicuramente è un talento che già l'anno scorso aveva dimostrato di essere un qualcosa più degli altri, però il Tour sinceramente mi ha stupito, perché sembrava che ormai il Tour fosse un po' instradato sulla vittoria di Roglic, con una squadra, con una corazzata vera e propria che lo sosteneva, quindi ormai sembrava fatta quasi, no? Invece Pogacar ha fatto veramente un'azione che era da qualche anno, secondo me, che non si vedeva un ribaltone all'ultima tappa, e se l'è proprio meritato, perché comunque ha dato battaglia tutte le 3 settimane, è un corridore giovane, uno che non ha paura di attaccare, appunto, di dare spettacolo, e penso che il ciclismo abbia bisogno di nuovi campioni così, perché siamo proprio sul cambio generazionale, quindi gente come Pogacar, come penso a Van Der Poel, a Van Aert, magari più per le classiche. E Van Der Poel, che lui può andare forte sulle classiche, sulle grandi giri. Tanto c'è un altro giovane, Pidcock, che va forte, che ha vinto il mondiale Under 23 di mountain bike. Sono questi polivalenti che stanno uscendo un po'. Passano dalla strada alla mountain bike al cross senza problemi durante la stagione, dimostrando che non fa male, basta fare bicicletta e se vai forte, vai forte. Negli ultimi anni qui da noi in Italia si è spinto molto sul discorso pista, in questo senso, nel senso che si cerca di dare più polivalenza ai ciclisti, per dopo essere pronti appunto in più occasioni della corsa, anche delle corse. Umberto, qui davanti a noi intanto abbiamo anche delle bottiglie che sono importanti, perché è scritto 51-151. Infatti mi mancano nella mia collezione, dovrò averle per forza. Bisogna inserirle dentro la collezione, perché è un bel sigillo storico di tuo papà, il 51-151. Sì, è nata questa bottiglia, è nata proprio per celebrare il record dell'ora del papà a Città del Messico nell'84, e da lì poi in realtà facciamo già vino da prima, però diciamo la tradizione spumantistica è nata in quell'anno, nell'85, proprio per celebrare il record, e da lì poi è diventata un'etichetta che per noi è un'etichetta molto importante, che diciamo ormai è presente in gran parte dei ristoranti più rinomati d'Italia, e cerchiamo di appunto continuare con grandi successi come dal quale è nato questo spumante, e cerchiamo di continuare su quella strada. Allora, i vini di tuo papà, i vini di famiglia, comunque andavano già forti, andavano... Com'è cambiato dopo Grande Fratello, l'esperienza televisiva? Adesso sei nel mondo della televisione, dello spettacolo, quindi... Sai, tutto aiuta, nel senso che comunque negli ultimi 3-4 anni, che comunque anch'io ho una certa visibilità, si è cercato di sfruttare anche il più possibile su questo aspetto, quindi poi il vino, sai, fa parte anche un po' della vita mondana, e quindi si è cercato di utilizzare un'esperienza che magari poteva sembrare un po' fine a se stessa, invece ne è uscito un qualcosa che anche per la nostra azienda è stato di giovamento, quindi direi che ha aiutato anche quello. Poi ovviamente è un insieme di fattori, cerchiamo di lavorare sempre di più sul prodotto,
stiamo facendo dei grossi investimenti per fare dei vini sempre più buoni. Abbiamo la fortuna di avere il papà, che comunque resta, diciamo, il capostipite, leader, sempre il leader della famiglia. Trascinatore. E noi figli, ognuno cerchiamo di dare il proprio contributo. Beh, poi c'è tutta la famiglia che pedala tutti nella stessa direzione per crescere. Vedo e qua i vostri vigneti. Sono soddisfazioni comunque anche grandi, proprio oltre che ciclismo. Quando sei entrata a casa del Grande Fratello, a parte che avevi tutto il mondo del ciclismo che tifava per te, quindi avevi un seguito di tifosi alto. Era già avvantaggiato, diciamo. È partita con la spinta del tifosi. Ti aspettavi però di vivere un Grande Fratello così, quello che è successo, o pensavi da fuori che era un po' diverso? Ma sai, sono quelle esperienze un po' che, soprattutto come l'ho vissuta io, non sai mai bene cosa aspettarti, perché in realtà è un po' una roulette russa, no? Il Grande Fratello, come un po' tutti i reality, le cose nel mondo della TV, perché sai come entri, non sai come esci, perché comunque io sono entrato da semi sconosciuto e poi è successo tutto quello che è successo e ne sono uscito, insomma, si può dire... questo bisogna un po' capire da che punto di vista, però... ho cercato di essere me stesso e questo penso che abbia pagato. Poi appunto ne sto ancora giovando, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. Papà all'inizio non era tanto contento, Francesco. No, però il papà è uno più concreto, uno per più, voleva che lavorassi nei campi, voleva che facessi questo tipo di cose, quindi... Però ha capito anche questo passaggio, questo cambiamento che è importante ad oggi anche sul mercato, proprio nel commercio. No, beh, sicuramente, ripeto, la visibilità che ti permette di avere un programma del genere, comunque un mondo del genere, perché poi ho fatto anche numerose altre cose, sicuramente ti permette di arrivare alla grande massa più velocemente rispetto magari a tante altre iniziative pubblicitarie. Quindi poi, tra l'altro, diciamo, essendo anche un membro della famiglia e tuttora attivo nell'azienda, quindi non c'è testimonial migliore di uno che viene proprio dalla famiglia, quindi... No, poi diciamo che tutti in famiglia l'avevano presa un po' così, sono sincero, perché comunque è stata un po' una pazzia la mia, che da un momento all'altro mi hanno chiesto vuoi venire a fare questo programma. Io non avevo mai fatto in TV nulla, non avevo mai, se non un salotto durante il Giro d'Italia, ma una cosa veramente sporadica. E da lì poi ne è nata quasi una carriera, anzi direi una carriera, perché ormai sono 4 anni che vivo in questo mondo e 4 anni che ancora funziona, diciamo. quindi no, niente, dai. È stata un'esperienza positiva nel complesso. Ebbene. Che tutti hanno accettato come positiva. Umberto, è importante anche scegliere altre, anche nella vita, altri canali, altre vie. Sì, sicuramente, sono d'accordo. Bene, intanto andiamo un attimo di pubblicità e poi ci vediamo ancora qua con i nostri ospiti. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, siamo tornati in trasmissione. Allora, parlavamo di Giro d'Italia. Allora, De Mar, 3 vittorie. Sagan non riesce a vincere, Ignazio. Sagan fa fatica quest'anno. Guarda, mi dispiace tantissimo vederlo così, perché a parte che è sempre stato uno dei miei preferiti proprio come corridori, ma anche un amico, perché lo conosco molto bene. E purtroppo, sai, quando si rompe qualcosa, soprattutto in campioni del genere, secondo me è questione di sbloccarsi, perché comunque lui nei finali c'è, non è che è uno che è scomparso dagli ordini d'arrivo, che dici... Anzi, ha perso per poco, ha perso. Continua a perdere sempre questo eterno secondo, ormai come l'hanno ribattezzato. L'altro giorno leggevo che ha fatto 34-36 secondi posti nei grandi giri. Penso che sia un primato, perché è una cifra incredibile di secondi posti nei grandi giri, insomma, perché non è che si parla di corse del paese.
Speriamo, speriamo davvero tanto, perché a parte che farebbe anche benissimo al giro una vittoria di Sagan, ma comunque anche per lui spero che si riesca a sbloccare e magari in queste finali di stagione riesca a vincere qualcos'altro. Ignazio, più che a livello fisico, è a livello magari diciamo morale, a livello un pochino che li ha pesato, perché poi quando dicono tanti appena non vinci dicono ah, è finito. Cioè adesso perdi per 2 centimetri una gara di 200 chilometri e dire che è finito un corridore. Non penso gli altri 170 che sono dietro. Allora, però sai, da uno come Sagan che si aspetta sempre, ci ha fatto vedere le cose che ci ha fatto vedere, ti aspetti sempre non tanto, ti aspetti di più. Quindi ovviamente ora, ma io penso che i primi a essere diciamo preoccupati sono i suoi tifosi, perché vederlo così appunto non è più il Sagan di una volta, come dire, non riesce più a dare la propria impronta alla corsa, ma è sempre un po' manca a subire la corsa. Ecco, non sembra che gli manca quel anche nelle volate, fa lavorare la squadra a volte, poi si perde un attimino, e quello è quando ti manca quel qualcosina in più, anche come Viviani, anche lì abbiamo visto che fa fatica. Un altro caso particolare è quello di Elia, ha cambiato squadra, è andato in una realtà tanto diversa dalla Quick Step, perché comunque la De Koninck adesso è secondo me la squadra meglio organizzata di tutte. E si vede che ha sofferto sicuramente questo passaggio, e magari anche poi, cioè è un po' un insieme di cose, perché poi quando non c'è più la testa poi anche magari fai più fatica ad allenarti e quindi il tuo corpo poi ne risente anche proprio fisicamente e psicologicamente. Umberto, segui un po' il Giro d'Italia, seguito mai? Poco, seguo più le auto io. Ma bisogna cominciare a seguire, perché se dobbiamo portare via le biciclette, esatto, da collezione. Ora gli facciamo un corso accelerato quando viene in azienda da noi a vedere il nostro museo, gli facciamo un piccolo corso accelerato di ciclismo così. Tra l'altro io ho una prima bicicletta che so chi andare a rompere le scatole per prendere, è una Francesco Moser, quella di Bugno che ha vinto il Giro d'Italia del 90. Ma dai. Perché ho visto che deve essere valorizzata molto di più. C'è una persona che la usa andare in giro a spasso, non va mica bene, bisogna metterla nella collezione. Metterla qua, l'uccidere, metterla a posto, metterla sai, qua. Una bici che ha vinto un Giro d'Italia, con Moser, con Bugno, secondo me è da collezione, quindi andremo a prenderla. Adesso andiamo a vedere invece un attimino le immagini, si è corso quello che dicevamo, quest'anno si deve prendere quello che arriva col ciclismo, con tutti gli sport, perché vediamo le difficoltà che ci sono in generale. In contemporanea hanno corso la Grande Belgium e la Parigi Tour, quindi due classiche, due storiche, che portano via corridori da tre gare, perché comunque ci sono tre gare in contemporanea, Giro d'Italia, Grande Belgium, le classiche. Ignazio, è difficile vedere che nello stesso giorno ci sono gare così importanti. Quest'anno il calendario purtroppo si è dovuto comprimere in 3 mesi o poco più, 4 mesi, e quindi qualche sovrapposizione era obbligatoria. Secondo me quello che ne ha risentito più di tutti di questo è stato il Giro d'Italia, proprio perché dopo, ammesso e non concesso che si farà, la Vuelta godrà di quelli che magari hanno già fatto il tour e sono riposati un mese, vanno a rifare il tour, e comunque non sarà sovrapposta a tutte queste grandi classiche come invece lo è il Giro ora. Sinceramente qui ho trovato Andrea molto preparato, perché io sapevo della Grande Belgium, perché ho visto, non voglio svelare il finale, però ho visto chi ha vinto, e invece non sapevo che avessero fatto anche la Parigi Tour, e invece Andrea lo sapeva, quindi qua devo dire che Andrea era molto preparato. Avevo e lascio operato. A lui la parola per... La vittoria di Pedersen. Allora, hanno vinto due Pedersen, il Pedersen ex campione del mondo ha vinto però la Grande Belgium. La Grande Belgium la Parigi Tour, tra l'altro con degli amici, perché Trentin, Bettiol, esatto, quindi... Qui proprio volevo arrivare, che purtroppo anche lì Matteo è un, oltre che conterraneo, è anche un caro amico, e purtroppo questo Pedersen ormai è la sua bestia nera, perché l'anno scorso è arrivato al mondiale nel finale con lui che sembrava che avesse già vinto e ha perso, quest'anno è arrivato la Grande Belgium, che per lui sarebbe stata una bella boccata d'ossigeno, perché comunque non ha fatto una grandissima stagione Matteo finora. E purtroppo ancora sto Pedersen se l'è trovato in mezzo alla strada e ha vinto. Ecco, qui vedere Trentin e Bettiol, anche Bettiol che comunque è sempre protagonista anche lui, dopo che ha vinto un grande Fiandre, così comunque c'è, sta sempre crescendo e sempre lì. Matteo, anche lui ha sempre dimostrato di essere forte. Tra l'altro
trentina ha vinto la Parigi Tour due volte. E una credo che l'abbia vinta con i 50 di media, avevano fatto, ha vinto la media record che era, sì, mi pare 50 qualcosa di media. Quindi è una corsa molto veloce la Parigi Tour, e l'ho fatta due volte per Under 23. L'altra cosa delle medie, nel Giro d'Italia c'è stata una tappa con i 51,2, quasi come il 51-151. Sì, ho visto. Record assoluto di una tappa del Giro d'Italia nella storia del Giro d'Italia, perché 51,270 credo. È un bel andare, eh? Penso che lì c'erano delle condizioni, adesso io non l'ho vista quella tappa, ho letto anch'io, ma penso che state le condizioni favorevoli, vento a favore o comunque leggero dislivello negativo, no? Percorso, un esatto, po' di percorso un cose. Po'. Però sono sicuramente bisogna menare per andare a 51 all'ora. È come quando ha vinto, anche perché la Parigi Tour che aveva vinto Trentin, comunque credo la Parigi Tour era lunga, passavi sì, 250. La Parigi Tour è 260 km. Penso, è una delle gare lunghe. Vedi, vanno di più dei motorini, Umberto. Delle vespe, le vespe che hai farebbero fatica, esatto, se non le elaborate, esatto. Faccio fatica a starle dietro sicuramente, e tra l'altro poi si dovrebbero fermare a far benzina, esatto, le moto. Poi c'è anche il rifornimento, che noi lo facciamo volante, mentre le vespe è un po' difficile farlo, perderebbero farlo tempo e non lo recupererebbero. Poi abbiamo la Parigi Tour, immagine della Parigi Tour, e qui ha vinto un altro Pedersen, quindi vediamo queste immagini che non conoscevo. Questo Pedersen è un Pedersen nuovo. Ogni anno i Pedersen sono come Moser, sfoderano uno nuovo all'anno. Sì, tra l'altro ci sono stati corridori francesi come Bardet, Barguil, che hanno dato vita proprio alla gara, che hanno affrontato anche strade bianche. In questa edizione sì. Sì, infatti io quando ho visto delle immagini, qui vediamo anche delle cadute che sono anche abbastanza numerose ultimamente. Esatto, stavo dicendo che ultimamente le cadute sono sempre più numerose, non so se per le strade o per il nervosismo in gruppo. E guarda qua che caduta, guardate che immagini. E queste sono strade, abbiamo visto strade, più che strade bianche, strade di campagna, perché abbiamo visto proprio... Questo percorso, il finale almeno è totalmente nuovo, perché io non l'ho fatta appunto due volte, che il finale è identico della Under 23 e della Professionisti, però non era assolutamente così. E qua in mezzo ai vigneti vediamo... francesi, quindi guarda che condizioni di gara, perché poi ha piovuto, quindi condizioni difficili. I francesi abbiamo visto, dicevo, Barguil, Bardet, comunque tre protagonisti, Godefroy e altri, qui hanno trovato proprio una giornata, credo da che lupi, te piaceva te una a giornata me così, piaciuto molto correre questo percorso, poi anche con lo sterrato così e con queste condizioni atmosferiche mi sarebbe piaciuto sicuramente molto. E lì abbiamo visto Bardet che nel finale anche scherzava un attimino, ma probabilmente per la fatica che ha fatto. C'era poco da scherzare poi lì. E qua vediamo proprio le fasi finali con i due attaccanti, con il corridore della Jules Deser Pedersen nella volata finale. Comunque una gara molto... Io mi ero confuso quando ho visto le immagini, perché all'inizio sai che pensavo, ho detto, mi sembrava tipo la Roubaix, tipo un po' il Fiandre, dei pezzi, dei tratti, proprio delle classiche del nord. Ora voglio vederlo meglio, ma mi sembra un'ottima soluzione per il finale. Questo sterrato con comunque appunto quegli strappi anche tra i vigneti e sicuramente anche dei bei scenari aiutano. Vedi Umberto, bellissimo. Devo per forza iniziare anch'io la bicicletta. Ti appassiona un po', ma hai visto i corridori che razza di gare che fanno e... di fatiche. Tu sei appassionato di altri sport, un po' di sport? Sì, ho fatto tanto sci, ho fatto motocross e ho fatto il collezionista. E sai che i corridori sono appassionati di motori, delle moto. Anch'io faccio motocross, anch'io e anche Andrea, anzi Andrea l'ha fatto anche più di me. Ho fatto qualcosina anch'io, sì, dai. Fatto le gare, tu hai fatto anche le gare. Carettine, dai, dire gare e poi un parlone, dopo ci sono aspettative quando lo sfiderò in pista. Sì, non abbiamo detto Cairoli, però Cairoli... l'hai seguito un attimino. Sì, quindi... ho avuto l'onore di trattarlo un po' di tempo fa e per un tifoso come me di motocross e di Cairoli è stato come toccare il cielo con un dito, insomma. Secondo me gli avrà fatto 2000 domande a chiedergli tutti i segreti, le tecniche. No, perché ero talmente concentrato, quando lavoro mi isolo, quindi divento un'altra persona. Quindi allora, no. Non gli chiesto neanche un segreto? Zero, mi sono concentrato. Accidenti, che di solito no, dico... confermo anch'io, sono un cliente affezionato ormai di Andrea. E confermo che durante il massaggio è molto molto professionale. Il cambiamento, Andrea, dal ciclismo a diventare masso fisioterapista, giusto? Com'è stato?
e soprattutto quello di seguire anche dei campioni, degli atleti. Ma il ciclismo è nato un po' quasi per obbligo, correndo in bici eccetera, quindi mi sono trovato, poi seguivo Luca Paolini, mi sono trovato nel ciclismo e ho fatto una grandissima esperienza. Poi all'improvviso la chiamata con Tony, e anche lì ho fatto un'apparizione con lui, quindi ero contentissimo, e da lì in poi è arrivato Marco Melandri e ho fatto i miei 3 anni con lui, con un'esperienza, come ti dicevo già l'altra volta, superbike, indimenticabile, tutto, quindi, sì. Quindi, però è partito difficile, perché sai, ti mettono i campioni, comunque ti mettono alla prova, perché vedono se sei bravo e quindi se ti ha chiamato vuol dire sì, che hai passato l'esame. Sentono sei la mano, no? Per fortuna forse qualcosina avevo e quindi dai, ho la fortuna di lavorare con loro. Poi ho conosciuto anche Ignazio, che era il suo primo tifoso del Grande Fratello, quindi... una persona, è un amico ormai. Ha speso un'esagerazione di messaggi. Televoto, quindi poi ti farò fare una cena. E televoto. No, ma che tra l'altro adesso è passato dal ciclismo ai motori, ultimamente l'ho portato che facciamo delle partitelle così tra amici con Vieri, Ventola, ho visto. Po' di ex calciatori, e ora è anche il massaggiatore personale di Vieri, quindi diciamo che la sua carriera è sempre in continua crescita. Ho visto un video che ti ha tradito, ho visto. Sì, ultimamente sì, infatti adesso lo devo un po' rimettere a posto, perché altrimenti mi tocca licenziarlo. Domani mi faccio perdonarlo, aspetta un massaggio rilassante anche per lui. Molto bene. Bene, andiamo un attimino in pubblicità e poi torniamo col grande ciclismo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in studio. Intanto siamo partiti con le biciclette, Umberto. Le altre bici da collezione. Sì. Avrà una storia lunga anche quella, perché non è degli anni 70, credo. Anni 60. 70, sì, dagli anni 70, che è qualcosa prima, fino ad arrivare alle ultime, diciamo. Beh, qui abbiamo anche una bellissima Bianchi davanti a noi, i telespettatori non la vedono, però... No, ma visto che anche di bici comunque c'è qualche pezzo molto interessante. Lì bisogna lavorare, Ignazio, dobbiamo lavorare. Sicuramente il forte sono le auto, però possiamo lavorarci anche sulle bici. Dobbiamo, anche perché se vengono dei appassionati di ciclismo qua, devono vedere dei pezzi, Umberto, che dicono giusti, se no solo auto non va bene. E qui c'hai gli esperti che ti posso aiutare. Portando vino dentro in casa, per forza devo mettere delle biciclette giuste. È bene. Adesso passiamo invece all'argomento periodo compresso di gare veramente in tutti i settori. Mountain bike hanno corso settimana scorsa la Coppa del Mondo più veloce della storia, perché in 4 giorni hanno fatto tutta la Coppa del Mondo in mountain bike. E qui invece vediamo già i mondiali, vediamo l'immagine della nostra Eva Lechner impegnata, tra l'altro un percorso estremo che io ho vissuto questi percorsi ai miei tempi in America, soprattutto anche un po' in Belgio, una gara molto difficile. Eva Lechner comunque ha conquistato una bellissima medaglia d'argento, quindi seconda davanti alla... mi ricordo la prima, non la terza, è la prima, la Prevost che ha vinto, i francesi hanno dominato, Andrea. Che guarda qualche immagine francese, quindi sia uomini che donne. Sì, qui la Prevost, vediamo proprio un'immagine, un percorso veramente molto molto difficile, dove le cadute, i guasti meccanici hanno primeggiato, tant'è che chiedevi Nino Schurter, non si è classificato dopo 8 mondiali di fila vinti, non si è classificato nei 10 proprio per un guasto meccanico, e qui vediamo un passaggio veramente difficile. Sorpresa in ambito maschile con Soro e qua i nostri italiani che hanno conquistato una medaglia d'argento in team relay, quindi tra l'altro con Yuri Zanotti che è stato ospite qui da noi, che poi ha vinto anche il campionato italiano Under, quindi portiamo bene, portiamo campione italiano anche chi? Samuele Porro nel marathon capoliveri. Quindi all'Isola d'Elba, grande vittoria, tra l'altro una gara molto difficile perché ho visto
ho visto gli altri corridori che tanti hanno accusato proprio delle difficoltà non indifferenti. Beh, anche il campione del mondo Paez che era davanti, poi all'improvviso ha avuto un problema anche lui. Ignazio, mountain bike non l'hai mai fatta, mountain bike o nelle tue zone? No, beh sì, noi ovviamente la faccio tuttora, anzi quando vado in azienda che giriamo con le bici a pedalata assistita, però mountain bike e pedalata assistita. Però il mondo mountain bike e gare non l'ho mai seguito. Poi ho visto che Andrea è così ferrato, quindi ho lasciato che si preparasse lui per l'argomento. Mi sono rifatto da prima. Qui sta scattando Andrea, sta cercando di andare in fuga. Comunque è un mondiale dove il grande protagonista è stata la Francia, perché i francesi hanno dominato in tutte le categorie, stanno dimostrando comunque che hanno una scuola e lavorano molto sui vivai, cosa che deve crescere ancora un pochino di più da noi in Italia. Anche la Svizzera comunque lavora sempre molto, molto forte. Diciamo che sono tre le nazioni che dominano un po' il ciclismo nella mountain bike. Altre gare, andiamo ai campionati europei in pista invece a Fiorenzuola d'Arda, e qui l'Italia ha fatto man bassa di medaglie, perché comunque ci sono state molte medaglie, 3 d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo, sia con gli uomini che con le donne. Abbiamo delle certezze sempre, qui vediamo Martina Fidanza che credo abbia una collezione tra maglie di campionessa europea e campionessa del mondo, con la paternostra anche, certo. Che lei è dalla tua zona, giusto? Sì, lei è Letizia della Val di Non, però diciamo appunto trentina, quindi però ora purtroppo più di Fondres allora. Sì, più di Fondres. Quest'anno ha avuto una stagione un po' negativa perché ha avuto un infortunio al ginocchio durante la quarantena, paradossalmente, perché facendo esercizi di palestra, comunque di potenziamento, ha avuto un problemino al ginocchio che ora sta risolvendo, però ormai quest'anno temo che se farà poco, nel senso che sta proprio iniziando ad allenarsi ora. Non è che Letizia tra un po' di anni viene anche lei a fare Grande Fratello o qualche... No, ora deve pensare a correre in bici, perché le viene talmente bene che è un peccato pensare a quello che sarà dopo. Beh, è una ragazza, Umberto, è una ragazza fortissima e molto bella, perché va forte sia in bici che come immagine. Immagine. Sì. E tra l'altro non mi ricordo più neanche quanti titoli mondiali o europei, italiani ha vinto, perché ne ha vinti tanti. Diversi, su pista, anche l'anno scorso ha vinto l'europeo su strada, ha vinto il mondiale su strada junior. Quindi no, Letizia è un talento cristallino che per il Trentino, ma anche per l'Italia, penso che ci regalerà grandi soddisfazioni in futuro. Il ciclismo femminile è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, proprio sia anche come numeri, anche diciamo col cicloturismo, cioè le donne che vanno in bicicletta sono veramente aumentate in modo forte e anche in modo competitivo. In generale il ciclismo nel mondo, anche per esempio se si guarda gli Stati Uniti, che comunque è sempre un mercato un po' di riferimento su tutti i settori, sta crescendo moltissimo. Purtroppo diciamo la bicicletta cresce in maniera molto più veloce rispetto al ciclismo seguito, diciamo al ciclismo agonistico, che invece fatica abbastanza a trovare anche sponsor grossi negli ultimi anni, soprattutto in Italia. Però come sport praticato è sicuramente in crescita, e sicuramente anche in crescita come quota rosa, come diciamo numero di ragazze che lo praticano. Cosa vorresti vedere nel ciclismo del futuro tu? Perché comunque la passione abbiamo visto che c'è, segui sempre il ciclismo e lo si capisce da come sei preparato. E come vorresti vedere questo ciclismo del futuro? Secondo me il ciclismo adesso, poi non voglio fare assolutamente il professore perché non penso di averne i meriti per farlo, però penso che debba fare un'inversione di tendenza, lo debba fare nel futuro molto prossimo, perché il ciclismo come ora penso che sia destinato, non ti dico a fallire, però a essere sempre meno seguito, perché comunque è troppo dispersivo, troppi corridori, troppe corse. Basti vedere adesso quello che sta succedendo col Giro d'Italia, con tutte le condizioni particolari, ma purtroppo è una condizione che si ricrea anche in stagioni normali con corse importanti comunque, quindi penso che si debba un po' scremare il calendario, scremare tanto anche il numero di squadre di corridori, per cercare di fare una cosa più seguita, più di qualità. Ma diciamo che riesca a tenere il fan, il tifoso, più vicino al ciclismo, perché purtroppo il problema che si riscontra negli ultimi anni di ciclismo è che ogni domenica, dico ogni domenica perché sicuro la domenica, ma
in realtà ogni corsa c'è un protagonista diverso, dei protagonisti diversi, quindi mancano i dualismi, la gente fa Saronni, Moser che, esatto, che i Bugno Fondriest, i Bugno questi... Chiappucci, Indurain, io mi ricordo quel ciclismo, infatti mi associo al suo pensiero e... Quello era il ciclismo che a me piaceva tantissimo personalmente. Era il ciclismo, perché quando correvo io c'era un calendario e mezzo al massimo, adesso sono 3-4. Questo purtroppo era una cosa che magari all'inizio è stata, ha portato anche una crescita di sponsor, di movimento in generale, però a lungo andare sta, diciamo, disperdendo molto l'attenzione, molto l'energia, diciamo. E quindi sta creando un danno poi alla fine al ciclismo. Alla qualità. Bene, siamo arrivati al momento invece di vedere un servizio del piccolo Giro Lombardia. Hai corso tu il piccolo Lombardia? Sì, un anno l'ho fatto, che c'era il Ghisallo e il Muli Sormano, sì. Purtroppo sono arrivato in cima al Ghisallo e mi sono salito nel furgone. Hai preferito evitare il Muli Sormano. Non posso essere aiuto, no. Beh, hai giocato la carta giusta, perché il Sormano è bello. Il Sormano aveva un po' di paura, quindi bello, ho trovato il furgone in cima e mi sono fermato. Però, bene, andiamo a vedere il servizio sul piccolo Giro Lombardia. La 92esima edizione del piccolo Giro di Lombardia, con partenza da Oggiorno in provincia di Lecco. Applauso del pubblico. 92esima edizione. Qui con le immagini della partenza e una manifestazione organizzata dal Velo Club Oggiorno, al via 154 partenti, 29 le squadre, di cui 19 straniere. Quest'anno il percorso presentava delle novità nelle sue parti iniziali, con i tre giri sul circuito a corto raggio attorno alla zona dello Gionese, con tre volte la salita della Sirtori. Qui vediamo un passaggio per Oggiorno del gruppo compatto. Dicevamo poi il classico finale, quello del piccolo Giro Lombardia, con la scalata a Ghisallo dopo circa 128 chilometri. Immagini bellissime del gruppo lanciatissimo, dicevamo forte la partecipazione anche straniera. Una gara con tanti attacchi, uno dei primi importanti l'attacco dell'eritreo Jacob Debessé, che porta via un drappello di 9 corridori. E all'interno hanno fatto parte di questo gruppetto Sylvain Monique, Aslam Elemosé e Sweeney Carboni. Poi abbiamo altri corridori veramente molto forti, qui sempre con le immagini del gruppetto e del gruppo in gara. Dicevamo, la scalata del Ghisallo, quella più importante, che sicuramente può fare selezione. Però in discesa allunga il polacco Trax della CCC, che poi passa sotto il traguardo di Oggiorno. Qui siamo col passaggio alla Madonna del Ghisallo e vediamo a scollinare proprio in testa il Debessé, che va a vincere il Gran Premio della Montagna. Gruppetto proprio frazionato, e qui siamo con le immagini che portano verso Oggiorno nel finale di gara, e con le immagini con Trax della CCC. E qui invece siamo con l'australiano Sweeney che allunga nel finale, un allungo importante, sottovalutato, ma un allungo che porterà Harrison Sweeney, australiano di 22 anni, a conquistare questo 92esima edizione del piccolo Giro di Lombardia. Qui proprio l'immagine finale, ed eccolo sul rettilineo d'arrivo. Una bellissima vittoria per il corridore della Lotto Sudal, che va a conquistare questa edizione del piccolo Giro di Lombardia. E alle sue spalle vediamo Marcel Debessé e Monique. La maglia del Velo Club Oggiorno, Regione Lombardia. Con il podio con Sweeney, Benzel in seconda posizione, Debessé in terza posizione. Un piccolo Lombardia con grande pubblico e grande partecipazione, e con una presenza di team a livello internazionale veramente importante. Una organizzazione questa del ed ora Oggiorno, il cappello del gruppo folcloristico Renzo e Lucia. E non è finita. Show TV. Adesso è Talk Show. Bene, abbiamo visto anche le immagini del piccolo Giro Lombardia. Siamo arrivati, diciamo, in questa fase conclusiva della nostra puntata. Intanto
Saluto per primo Umberto Colombo. Grazie. Diamo, diciamo, memorabilia a Grate. Memorabilia a Grate Brianza e vi aspettiamo. Ristorante, museo. Ristorante, museo e tante cose da tanto scoprire. Altro. Quindi chi vuole entrare un po' nel mondo dei sogni e ricordarsi quando era piccolino. Che ricordi, deve passare per forza di qua. E qua si sogna, Ignazio, qui. Sì, beh, intanto ti ringrazio anche per l'invito e aggiungo che da questa sera da Memorabilia troverete anche Vini Moser, quindi c'era un'attrazione in più, oltre che le auto d'epoca, le moto d'epoca, le bici d'epoca, troverete anche i nostri vini, quindi vi aspettiamo a Memorabilia. Col 51-151, quindi andiamo veramente anche quello su. È un po' d'epoca, dai, facciamo il nome un po' d'epoca. Non glielo diciamo a Francesco, perché no, comunque no, assolutamente. Va più forte ancora di noi in bicicletta, quindi è in forma. Andrea? Danilo, grazie ancora per l'invito, è stato un piacere come sempre. Dai, hai staccato o sei stato a ruota? Ignazio, mi sono rifatto un po' sul finale, perché sennò è rientrato stasera andavo un po' a casa. Nel finale. Ora però arriva il momento suo più forte, nel quale è più forte Andrea, che è nell'assaggio dei vini, quindi... Quindi noi ho pochi rivali. Lì ha pochi rivali, devo essere sincero. Quindi noi salutiamo i nostri telespettatori, li ringraziamo con Ignazio Moser, Andrea Schiavone, Umberto Colombo, io vi ringrazio. Ragazzi, noi brindiamo anche alla vostra con i vini Moser e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Buona Ciao. Serata. I got a hangover. Whoa. Drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going, keep it going, going, going. Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.